Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, oggi andremo a fare delle buonissime castagnelle, belle, morbide, croccanti. Che dirvi, ragazzi? Provare per credere. Allora, iniziamo subito con la nostra ricetta. Come già vedete qui in questa coppettina sono andata a tritare 500 g di mandorle, però non le dobbiamo fare a farina, eh? Un po' più grossolanamente li dobbiamo fare. Allora, adesso ci andiamo a inserire anche 500 grammi di farina 00. Una volta inserita la farina, ci andiamo a dare una mescolatina. Una volta che ci abbiamo dato una bella mescolatina, andiamo ad aggiungere 50 grammi di cacao amaro e continuiamo a mescolare. Fatto questo, andiamo ad aggiungere a piacere ovviamente cannella, una bottiglietta di limone, una fiala al limone, poi andiamo ad aggiungere una fiala all'arancia, aggiungiamo 400 g di zucchero semolato e continuiamo a mescolare. Una volta fatto questo, continuiamo ad aggiungere mezzo cucchiaino di bicarbonato e poi andiamo ad aggiungere 160 g di cioccolato fondente che io ho sciolto a bagnomaria. Una volta che abbiamo aggiunto il cioccolato fondente, adesso in questo bicchierino ho messo 100 g di caffè e 60 g di acqua. E continuiamo a impastare adesso. Mentre stiamo impastando, andiamo ad aggiungere 120 g di latte, o intero o parzialmente scremato, è uguale. Una volta che abbiamo impastato in vaschetta, adesso, come vedete, sono passata sul tavoliere. Amalgamiamo ancora un altro po' il nostro impasto. Una volta fatto questo, lo andiamo a mettere da parte e prendiamo dei pezzettini di impasto e andiamo a formare un salsicciotto. Con questi biscotti, ragazzi, uscirete proprio pazzi perché sono proprio buoni. Una volta formato un salamino, andiamo a schiacciare e poi andiamo a tagliare con un coltello non dritto, ma un po' storto, e andiamo a formare dei rombi. Una volta fatto questi, li andiamo a inserire su una teglia con carta da forno. Adesso inforniamo a 180 gradi, forno statico per 20 minuti. Ebbene ragazzi, abbiamo terminato di sfornare le nostre castagnelle pugliesi. Guardate un po' che bontà, guardate internamente. Buonissime, profumate, morbide internamente e croccanti esternamente. Fateli che sono veramente ottimi. Guardate un po' che bontà, raga. Questi se li andate a comprare costano un sacco di soldi, ve lo posso garantire. Detto questo, mi raccomando, come dico sempre, spolliciamo alla grande e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao!